C'è tanta riace oggi al cimitero, ma anche tanta gente che è venuta da fuori per l'ultimo saluto a Becky Moses. Ma chi era Becky Moses? Era scappata dal suo paese in guerra perenne ed era approdata in Italia anni or sono, accolta poi successivamente a Riace, dove ha fatto parte per un lungo periodo dei progetti SPRAR. Ad un certo punto a Becky viene negata la protezione, quindi non avrà più, non potrà più usufruire del suo pocket money. Questo getta la donna nella disperazione più assoluta, tanto da prendere tutto e andare via. Andare dove, se non un posto dove c'erano altri suoi connazionali? Allora arriva nell'inferno di San Ferdinando, dove la tendopoli, sappiamo quello che è un vero lager, è lì che poi ha l'epilogo la sua vita, la sua triste vita purtroppo, costretta a detta di tanti a prostituirsi, forse per necessità, anzi sicuramente per necessità. Lì poi trova la morte in un spaventoso incendio che ha devastato parte della tendopoli, e i fatti poi li conosciamo praticamente tutti. È un momento estremamente toccante, doloroso. Durante la messa, insomma, sembrava quasi che Domenico Lucano fosse un parente della vittima, perché sente e porta su di sé il dolore delle persone che, come ha detto il parroco, scappano dall'Africa non per volontà, ma per delle conseguenze geopolitiche molto precise della volontà dell'Occidente ricco. E poi succede che arrivano qua e si ritrovano a volte a morire lontano dalla loro terra, lontano dai loro parenti. E Riace, ancora una volta, purtroppo anche in questo caso così doloroso, diventa patria di tutti senza patria. Un giorno triste oggi. Ho detto alla fine che mi pesava portare la fascia, in senso... E ho avvertito veramente, come non mi era mai capitato, questo peso così di questa... Ho sentito tantissime responsabilità, anche personali, anche, non lo so, mi dava l'impressione che a Viaggio non abbiamo fatto le cose per evitare che lei andasse via, per evitare che... Ecco, raccontiamo quell'episodio, Mimì. Ma anche oggi noi stiamo combattendo, perché il parroco nella sua omelia così ha fatto riferimento alle risorse. Sono 2 anni che non per raccontare le solite cose, però non si può pensare, la comunità che si è stabilita a Riace non ha l'autosufficienza, se lo Stato da tanto tempo ha tagliato questo cordone che ci sostiene. Ascolta Becky, perché va via da Riace? Perché, l'ho detto anche prima, perché lei era stata denegata per 2 volte. E una norma assurda, ancora devo scoprire chi l'ha fatta, che vieta chi è denegata. Qualcuno innamorato della burocrazia ha pensato bene di stabilire che chi è denegato non può essere inserito nello SPRAR, perché a Riace avevamo queste due vogliamo spiegare che significa denegato? Denegato significa che la commissione che valuta la domanda di asilo politico che viene fatta ai sensi della Convenzione di Ginevra, perché anche oggi quando sento parlare che le nuove misure che il nuovo governo vorrà mettere in campo riguardano, che sono misure contro gli esseri umani, questo ci deve fare riflettere. Ha detto bene Don Battista, ma c'è una grandissima responsabilità dell'Occidente. Noi in pratica nel corso della storia abbiamo, anche oggi, obblighiamo le persone dell'Africa nera, dei sud del mondo, a intraprendere questi viaggi. Abbiamo saccheggiato per tantissimo tempo i loro territori. Alcune volte le guerre sono la conseguenza, sono studiate, sono concepite in Occidente, sono trasportate là, si crea una situazione invivibile, le persone arrivano e poi riserviamo a loro condizioni inumane, come è successo anche per questa ragazza nigeriana che era prima a Riace. Torniamo a Becky, lei è praticamente costretta ad andare via. Praticamente sì, da una burocrazia infernale. È stata costretta e sceglie la tendopoli. E sceglie la tendopoli perché non ha un'alternativa. Non ha una... Dove deve andare? Non esiste. O va fuori dall'Italia. Ecco perché io mi sono
tolto la faccia da sindaco e ho chiesto scusa. Non abbiamo altre, come rappresentante di una istituzione che comunque fa parte di tutte le istituzioni italiane. Senti, non ti fa da pensare il fatto che qui si discute per una presa di corrente idoneo o no, invece la Tendopoli è idonea secondo lo Stato?